Gianluca, quanta sofferenza. È stata una partita veramente, ha rappresentato un po' tutta l'annata secondo me, quindi purtroppo devo dire sicuramente non ben giocata, al di là delle attenuanti che ci possono essere una finale di playout, chiamiamola così, sicuramente con tanta tensione, tanta paura, quindi sono tutte le componenti che di solito ulteriormente ti penalizzano. Noi siamo stati bravi perché comunque la salvezza è meritata visto le due partite. E quindi la cosa più importante, che oggi deve sembrare un miracolo, perlomeno per noi sembra, che Teramo Città abbiamo mantenuto questa categoria. Ed è una cosa importante visto l'annata ricca di errori, ricca di situazioni che di solito le annate così ti condannano per poi ripartire dalla Serie D, che è un campionato non facile da vincere assolutamente. Quindi io credo che alla fine sia andata bene. Il futuro del Teramo. Oggi credo che non si debbano commettere gli errori del passato e questa annata debba servire a tutti, al di là poi del proseguio o meno nella società, a crescere, perché attraverso gli errori, attraverso le annate così difficili si può crescere sotto tutti i punti di vista. Quindi oggi il Teramo non credo debba programmare in questo momento, oggi deve godersi questa categoria, poi dalla prossima settimana ognuno fa le proprie considerazioni, parlo delle persone più importanti come il presidente per cercare questo progetto col San Nicolò di cui si è tanto parlato. Cosa possiamo dire? Sì, dico, e di conseguenza una volta che ci sono le considerazioni personali del presidente, che è la prima figura della società, poi si vedrà professionalmente come sviscerare, diciamo, le diverse soluzioni al fine di migliorare l'assetto societario. Poi qualsiasi sia la società, sicuramente oggi bisogna solo pensare al mantenimento di questa categoria. E peraltro è già possibile dire che buona parte di questo gruppo sarà smantellato, perché insomma le problematiche sono state tante quest'anno. Sì, le problematiche sono state tante, nel primo impatto da smantellare sarebbe tutto, perché tutti dovrebbero essere distruttivi. Nel calcio sono le annate negative come queste, di solito le paghi a caro prezzo. Noi ci siamo salvati, abbiamo mantenuto la categoria. Parlare oggi di giocatori che vanno via, che rimangono, già sarebbe per me un ulteriore errore. Oggi c'è da pensare le prossime settimane che tipo di forza può avere questa società, chi può dare una mano, chi vuole subentrare, chi ha la possibilità di sostituire anche il presidente Gambidelli, qualora lui voglia sicuramente dare spazio a qualcuno che lo possa aiutare o qualcuno che lo possa sostituire. Sono tutte considerazioni che si faranno con calma e poi verrà l'aspetto tecnico. Sicuramente è un'annata che ha aiutato tanto un po' tutti, di questo sono sicuro.